non mettendo questa fissazione che Peter Baelish ha nei confronti di Kathleen, che è una fissazione, non è amore assolutamente, non si capisce neanche tutto il suo attaccamento a Sansa. Salve a tutti e bentornati su A Game of Talks. Io sono Giorgia e questo è il canale interamente dedicato alle cronache del ghiaccio e del fuoco di Sua Maestà George Martin, saga dalla quale è stata tratta la purtroppo ben più nota serie Il Trono di Spade, ma anche la bellissima House of the Dragon, quindi insomma ci sono dei risvolti positivi. Perché nasce questo canale, mi potrebbe essere chiesto. Già conosciamo la storia di Westeros, mi potreste dire? No, vi dico io. E se non mi credete, sedetevi qui con me mentre vi racconto le vicende che rendono epica questa saga. Sigla! Ragazzi, bentornati. Oggi proseguiamo con la nostra lettura del Gioco dei Troni e oggi andiamo a leggere un altro capitolo di Catelyn, che ha lasciato Grande Inverno. Bisogna andare a capire questo pugnale di chi cacchio è. Allora, come aveva visto Bran nel suo ultimo capitolo durante il suo sogno psichedelico insieme al Corvo con Tre Occhi, aveva visto sua madre che stava su una nave. E infatti Catelyn si trova proprio lì. Si trova lì insieme a Ser Roderick. Ci fa sapere Catelyn che ha lasciato Grande Inverno e a cavallo insieme a Ser Roderick sono arrivati a White Harbor, dove hanno potuto da lì prendere una nave. Catelyn ci fa sapere che ha deciso di prendere più una nave veloce perché voleva arrivare il prima possibile a King's Landing prima che arrivasse suo marito Ned. Chi governa questa nave è un simpatico, seppur un po' strano signore, il cui nome è Moreo Tumitis. He spoke the common tongue fluently, with only the slightest hint of a Tiroshi accent. He'd been playing the narrow sea for 30 years, he told her. As oarman, quartermaster, and finally captain of his own trending galley, the Storm Dancer. Quindi questo Moreo Tumitis fa sapere Catelyn che parla la common tongue, quindi la lingua quella che parlano normalmente, cioè proprio la lingua comune, credo venga tradotta in italiano, di Westeros, però ha un Tyroshi accent, quindi questo tizio viene da Tirosh. Ci fa sapere appunto che la nave che governa è proprio la sua, che ha passato 30 anni in mare, ovviamente facendo la sua gavetta, finché non è diventato il capitano di questa specifica nave che si chiama Storm Dancer, quindi la danzatrice di tempeste. The Tiroshi were notorious for their avarice. Ser Roderick had argued for hiring a fishing sloop out of the Three Sisters, but Catelyn insisted on the galley. Quindi i Tiroshi non hanno esattamente una bellissima reputazione per quanto riguarda proprio il loro carattere. Si dice che sono molto avidi. E infatti Ser Roderick, quando sono arrivati a White Harbor, aveva comunque consigliato a Catelyn di prendere un'altra nave, magari con gente un po' più fidata, però Catelyn invece voleva questa nave perché è un galeone, credo, perché lo chiama galley, perdonatemi, ma non sono proprio avvezza con i termini navali, però suppongo sia un galeone che a quanto pare è più veloce di una nave normale. Tanti anni di Pirati dei Caraibi, eppure queste cose ancora non le so. Ok, quindi sono molto vicini a King's Landing, veramente, veramente molto vicini. Catelyn ci dice che lei appunto ha le mani che sono bendate in questo momento perché combattendo contro l'assassino, diciamo, l'attentatore più che l'assassino, per cercare di salvare Bran, ovviamente a un certo punto questa lama l'ha presa proprio tra le sue mani, quindi si è tagliata i palmi delle mani. Si è tagliati così tanto profondamente, che adesso sulla mano sinistra lei non riusciva a piegare due delle sue dita. E comunque sia, praticamente la sua mano sinistra non si sarebbe più chiusa bene come prima, non sarebbe più stata desta, qui dice come prima. Però dice, era comunque un prezzo giusto da pagare per salvare la vita a Bran, quindi non importa se si perde la mano, basta che salva suo figlio. Qui una cosa interessante che andiamo a vedere ora è che ci descrivono questo adesso, questo Moreo. Questo Moreo, appunto, dicevamo, è di Tirosh, e qui Catelyn ci fa sapere che
gli uomini di Tirosh amano colorarsi i capelli, colorarsi anche la barba. Una cosa che leggendo mi è venuta alla mente, che non sono sicura che viene detta nel primo capitolo di Daenerys, è che Illyrio sia effettivamente un uomo di Tirosh, perché Illyrio viene sempre descritto che ha questa barba colorata, di solito di giallo lui ce l'ha, questa barba fatta praticamente a forchetta, che la chiama forked, quindi è fatta tipo a due punte, colorata di giallo, e questo Moreo ha praticamente lo stesso stile, solo che la sua è colorata di verde. La cosa mi ha molto interessato perché Illyrio viene descritto appunto da Daenerys come un uomo di Pentos. Non mi ricordo se lei lo descriveva come un uomo di Tirosh, e invece tramite questa descrizione, proprio il fatto che anche la stessa fashion, lo stesso stile, se ancora non l'ha detto, George Martin ci sta facendo l'occhiolino per farci capire che Illyrio è un uomo di Tirosh. Il che sarà anche molto interessante perché vedremo adesso Moreo, che scopriremo essere la spia di qualcuno, di chi è effettivamente spia. E quindi questo semplice dettaglio della barba ci indica un filo conduttore tra quattro personaggi, ma ci arrivo dopo. Poi un aneddoto carino che non mi ricordavo è che appunto mentre stavano vicino a Dragonstone con il galeone, a un certo punto Ser Roderick, che il viaggio non se lo sta vivendo assolutamente bene, il povero Ser Roderick è un uomo di terra, non di mare, praticamente durante questa, penso era tipo una tempesta, il povero Ser Roderick è caduto fuori bordo e gli uomini di Tirosh hanno dovuto tirarlo su. E niente, mi ha fatto molto ridere, povero Ser Roderick. Qui è appunto Ser Roderick che riemerge dalla sua cabina, perché appunto, come vi dicevo, non sta molto bene, viene informato da Catelyn che sono quasi arrivati a King's Landing. Qui è molto carino il fatto che Ser Roderick a un certo punto le chiede anche scusa perché non è stato molto valoroso, diciamo, nel proteggerla. Ma qui mi piace un sacco la risposta di Catelyn. Catelyn touch disarm. We are here, Ser Roderick, and safely. That is all that truly matters. George Martin ci fa sempre vedere quanto comunque gli Stark sono gentili con le persone al loro servizio, è una cosa che comunque continua ad uscire. E Catelyn non è diversa, infatti gli dice, toccandogli il braccio, siamo qui, Ser Roderick, e siamo al sicuro, quindi tutto il resto non conta, va bene tutto. Un'altra cosa che ci dice Catelyn è che lei indossa sempre questo pugnale, comunque ce l'ha sempre addosso, lo tocca sempre perché la rassicura, insomma, a suo modo. E il piano di Catelyn, di Ser Roderick, è arrivare a King's Landing e trovare il maestro d'armi di King's Landing e chiedergli di questa daga. Ser Roderick conosce il maestro d'armi di King's Landing, e questo certo, Ser Aaron Stangar, che viene descritto da Ser Roderick come un uomo vanesio, quindi appunto vanitoso, però un uomo comunque leale, quindi lui pensa che ci si possano affidare per fare queste domande su questo pugnale. E qui, in questo capitolo, noi verremo introdotti al personaggio che secondo me, a mio parere ovviamente, è quello che è stato più rovinato nella serie, proprio cambiandolo anche lui sin dall'inizio, e proprio trasformandolo proprio al contrario di quello che questo personaggio è. Un personaggio che, per quanto sembri mite, tenero e amico di tutti nel libro, in realtà non ti ci puoi fidare, ma è una cosa che non ti viene facile da pensare. Invece nella serie è stato trasformato in un personaggio che tutti sanno che non ci si può fidare. Chi ha già letto il libro sa che in questo momento verremo introdotti a Dito Corto, ed infatti è proprio di lui che sto parlando. Dito Corto è un personaggio che anche George Martin ha detto che il suo cambiamento è stato rovinoso. Book Littlefinger and television show Littlefinger are very different characters. They're probably the character that's most different from the book to the television show. There was a line in a recent episode of the show where he's not even present, but two people are talking about him, and someone says, "Well, no one trusts Littlefinger, and Littlefinger has no friends." And that's true of television show Littlefinger, but it's certainly not true of book Littlefinger. If book Littlefinger in the book, everybody trusts him. Everybody trusts him because he seems powerless, and he's very friendly, and he's very helpful. He helps Ned Stark when he comes to town. He helps Tyrion, you know, he helps the Lannisters. He's always ready to help, to raise money, you know, he helps Robert. Robert depends on him to finance all of his banquets and tournaments and his other follies, because Littlefinger can always raise money.
So he's everybody's friend. Everybody trusts him. Everybody depends on him. He's not a threat. He's just this helpful, funny guy who you can, you know, call upon to do whatever you want and to raise money. And he ingratiates himself with people and rises higher and higher as a result. Littlefinger, dito corto, è un personaggio machiavellico. È un personaggio che, appunto, pur di raggiungere i suoi scopi, fa di tutto. Però è un personaggio che, in realtà, non è visto come una minaccia dagli altri. Questa cosa qui è importantissima per sia le scelte che prenderà Catelyn che le scelte che prenderà Ned, perché nella serie sono stati trasformati entrambi come due creduloni, come due tizi che si stanno affidando a gente che, di cui non si dovrebbero fidare, e invece non è così. Vito Corto è tutto tranne che una persona inaffidabile, una persona di cui devi aver paura. Vito Corto è amico di tutti, Vito Corto è gentile con tutti, Vito Corto sa farsi amici tutti. E non ti viene da pensare che questo tizio sia in realtà appunto questa macchina diabolica che poi vedremo che è in realtà. Personaggio veramente bisfrattato, cambiato appunto in questo tizio di cui tu non ti puoi fidare dall'inizio, ma che invece andando avanti diventa un'ombra di quello che doveva essere, semplicemente sembra che veramente lui è innamorato di Sansa. Cosa che non potrebbe essere più lontana dalla verità. Però facciamo la conoscenza di Vito Corto e conosciamo il background di Vito Corto, che sì, viene detto nella serie, ma secondo me il modo in cui viene detto, viene raccontato in questa scena è molto più chiaro, molto più diretto. E ti fa capire molto di più dal punto di vista di Catelyn come vanno le cose, insomma, cioè, quindi adesso vediamo. Perché Sir Roderick dice a Catelyn che appena scenderanno sul porto, insomma, di King's Landing, non saranno al sicuro, perché sicuramente c'è qualcuno che riconoscerà Catelyn appena la vede. Catelyn's mouth grew tight. Littlefinger, quindi appunto dice la bocca di Catelyn si irrigidì e subito mormora Vito Corto. His father had died several years before, so he was Lord Baelish now, yet still they call him Littlefinger. Her brother Edmure had given him the name long ago a Riverrun. Qui ci raccontano perché lo chiamano Dito Corto, una cosa che per esempio nella serie non ci hanno raccontato. Dito Corto gli viene dato questo nome da Edmure. Perché? Perché Dito Corto fa parte di una famiglia che non è così ricca. Dito Corto viene sì da una famiglia nobiliare, ma niente di troppo importante. I suoi possedimenti sono pochi e si trovano su il dito più piccolo delle dita, che sono appunto questo pezzo di terra che si trova nella valle di Arryn, quindi ad est di Westeros, ed è proprio una penisola, possiamo definirla, che si estende come se fossero appunto 5 dita. Per questo si chiamano The Fingers, le dita, e i possedimenti di Baelish e della sua famiglia sono proprio lì, su quello piccolo. È diventato Lord Baelish non da tantissimo perché suo padre è morto e quindi lui, essendo il figlio, ha ereditato tutto, anche se non è poi molto. Non solo, ma appunto il nome Littlefinger non è dato soltanto per i suoi pochi possedimenti e dove si trovano questi detti possedimenti, ma in realtà anche perché Baelish era un ragazzino molto molto magro e molto molto piccolo. Edmure è il fratello di Catelyn, e infatti Catelyn ci dice che lei si conosce con Littlefinger perché Baelish aveva vissuto a Riverrun negli anni, insomma, della loro giovinezza. Era andato lì come ward, come protetto di Lord Hoster Tully, che è il padre di Catelyn. Quindi diciamo si conoscono, è un po' come Theon per gli Stark. Ci viene detto altro, soprattutto insomma dei rapporti che Catelyn ha con Baelish, che sono questi. I thought of him as a brother, but his feelings for me were more than brotherly. When it was announced that I was to wed Brandon Stark, Petyr challenged for the right to my hand. It was madness. Brandon was 20, Petyr scarcely 15. I had to beg Brandon to spare Petyr's life. He let him off with a scar. Afterward, my father sent him away.
I have not seen him since. Quindi dice che, scusate, io già rido perché mi fa ride, dice: io ho sempre pensato a Petyr come se fosse uno dei miei fratelli, ma invece i suoi sentimenti nei miei confronti non erano affatto fraterni. Infatti dice: quando poi era stato annunciato il mio fidanzamento con Brandon Stark, Petyr, bassino, secchetto, di manco 15 anni, va a combattere per la mia mano, quasi come se io lo volessi, dice Catelyn, con il ben più alto, piazzato, robusto e di 20 anni Brandon Stark. Hanno combattuto effettivamente per la mano di Catelyn. Catelyn ha dovuto pregare Brandon di non uccidere Petyr in questo scontro. Brandon l'ha lasciato soltanto con una cicatrice, ci dice questo. Mi dispiace che nella serie questa cosa non è stata raccontata dal punto di vista di Catelyn, ma semplicemente per una questione di rapporto tra personaggi. La Catelyn che conosceva Petyr Baelish, quindi io non ho mai capito quello che hanno deciso di fare nella serie, cioè raccontare questo aneddoto dal punto di vista di Ned, quando sì, ne parlano, ma tu hai il contesto dato da Catelyn. Cioè, nel senso, se tu non mi spieghi nella serie che Catelyn si doveva sposare con Brandon, perché non l'hanno mai detta sta cosa, e che appunto tutta questa cosa di quanto Catelyn diceva lui sì, c'aveva dei sentimenti per me assolutamente non ricambiati, Petyr, cioè, già ti setta un attimo il personaggio, che diventerà inquietante, più inquietante, soprattutto nei capitoli di Sansa. Ed è importante mettere questa parte qui, perché non mettendo questa fissazione che Petyr Baelish ha nei confronti di Catelyn, che è una fissazione, non è amore assolutamente, non si capisce neanche tutto il suo attaccamento a Sansa. Cioè, sembra appunto che, sì, semplicemente gli ricorda Catelyn, e allora nella serie Petyr è innamorato di Sansa. Per questo, no, perché tutte le interazioni che Petyr avrà con Sansa sono veramente, veramente inquietanti. Non vedo l'ora di vederle insieme, perché io non le ho rilette sti giorni, non mi ricordavo l'inquietudine, ma veramente mi ha lasciato uno schifo addosso che non vi dico. E questa è la stessa cosa, cioè Petyr nei confronti di Catelyn, vedremo in questo libro, cioè che è un maniaco veramente, si inventa bugie, dice cose. Non è un tenero sentimento, cioè è veramente una fissazione la sua. Introdurre dito corto dal punto di vista di Ned, che non si sono mai visti, quando il problema centrale di tutta sta faccenda è Catelyn, secondo me ti sposta un po' il focus di quello che in realtà che il personaggio ti dovrebbe raccontare. Ma vabbè, andiamo avanti. C'è un'altra cosa interessante, che è una di quelle domande che spero riceveranno una risposta a un certo punto, ma non ne sono sicura, perché Catelyn ci dice che he, Petyr, wrote to me at Riverrun after Brandon was killed, but I burned the letter I read. By then I knew that Ned would marry me in his brother's place. Quindi ci dice che Petyr, a quanto pare, ha scritto a Catelyn una lettera dopo che Brandon è morto. Gli ha scritto sta lettera, però Catelyn l'ha bruciata senza leggerla. Diceva: in quel momento io sapevo che tanto mi dovevo sposare poi con Ned. Però anche questo qui è comunque un indizio sul rapporto, anche un po' teso e anche un po' probabilmente, cioè un po' strano. Cioè Catelyn non si trova evidentemente a suo agio, perché neanche leggere la lettera di un tuo amico d'infanzia, va bene che lui è una cotta per te, ma nel senso, non è ricambiato. Lei decide di non leggerla questa lettera, quindi secondo me è un indizio del fatto che a suo modo Catelyn si trovava sicuramente a disagio in presenza di Baelish, soprattutto dopo sto casino che era successo comunque con Brandon, perché cioè finché rimane che tu hai la cotta per me, ok, tutto bello, tutto vero, ma quando poi tu ti scontri con il mio futuro marito, quasi come se io fossi d'accordo al fatto che di sposarmi con te, Petyr, cioè lì ti mette comunque in prospettiva, cioè lui, capito, era come se, ok, io sconfiggo Brandon e mi sposo Catelyn. Da parte di Catelyn, voglio dire, nel senso, ma chi ti ha chiesto niente? Ma chi te vuole sposare? Cioè, e quindi, insomma, secondo me questo gesto di bruciare la lettera è proprio quello, cioè nel senso, basta, non ne voglio sapere niente, perché mi ha un po' inquietato. D'altra parte però io da lettrice dico, io volevo sapere che cosa ci aveva scritto dentro a sta lettera a dito corto. Un sacco di cazzate sicuro, però le volevo leggere. Littlefinger sit on the small council now.
I knew he would rise high, Calvin said. He was always clever, even as a boy. But it is one thing to be clever and another to be wise. Madonna, questa qui penso sia la frase che descrive meglio Dito Corto. Perché appunto Calvin dice, quando Sir Roderick la informa che adesso Dito Corto fa parte del concilio ristretto del re, lei risponde, lo sapevo tanto che avrebbe fatto strada. Comunque lui è sempre stato molto clever e intelligente, ma è quell'intelligente un po' sul furbo andante. Non è intelligente nel senso sia una cima, è il fatto che appunto è furbo, si sa giostrare, cioè magari è uno che si guarda intorno, si sa giostrare, ma questo essere furbo non vuol dire che sei saggio, e questa cosa qui la vedremo tante volte dal punto di vista di Dito Corto. A questo punto abbiamo un po' la prima visione, che la prima volta che vediamo King's Landing la vediamo dal punto di vista di Catelyn. Catelyn praticamente appunto ci descrive come è fatta King's Landing. Mi è piaciuto molto il fatto che King's Landing è posizionata su tre colline diverse che hanno il nome, ovviamente ognuna dedicata ai tre conquistatori. C'è infatti la collina di Visenya, dove c'è il Grande Septon, non so se si chiama il Grande Septon in italiano, però in inglese è Great Sept, quindi quando non so le traduzioni vado col letterale, il Sept di Baelon. Poi c'è invece la collina di Rhaenys, dove invece ci sono le Dragon Pit. Catelyn ci fa sapere che questa grande costruzione ormai in rovina, le sue pietre infatti sono tipo nere, e i grandi cancelli di bronzo non sono più aperti da 100 anni. Infatti sappiamo che lì, nelle Dragon Pit, era proprio dove i Targaryen tenevano i loro draghi, quelli ammaestrati, no? Quella infatti è anche lo stesso posto che vediamo in House of the Dragon un sacco di volte, dove appunto venivano portati i draghi. Invece la collina di Aegon, dove si davanti a loro l'imponente Red Keep, quindi la Fortezza Rossa. La Fortezza Rossa, ci dice Catelyn, è stata commissionata da Aegon stesso, che però non la vide mai finita. Fu infatti suo figlio Maegor il Crudele, che è il figlio avuto, è il secondo genito di Aegon avuto con Visenya, che completò la costruzione della Red Keep, uccidendo tutti quelli che avevano lavorato proprio a suddetta costruzione della Red Keep. Perché? Only the blood of the dragon will ever know the secret of the fortress the dragon lords had built. Cloud. Quindi il motivo qual è? È che solo il sangue del drago avrebbe conosciuto i segreti della fortezza che i signori dei draghi avevano costruito, aveva giurato Maegor. Scopriremo poi sia con Sansa che con Arya che dentro la Fortezza Rossa ci sono un sacco di passaggi segreti che appunto Maegor si augurava che soltanto i Targaryen potessero conoscere. Certo, per uccidere proprio tutti quelli che ci hanno lavorato, ma si chiama Maegor the Cruel, insomma, sicuro non gli dava una carezza. Arrivati nel porto, Catelyn si chiede dove possono andare, insomma, a dormire. Perché il punto è che non possono andare al castello, perché nessuno deve sapere che Catelyn è arrivata a King's Landing. Allora, Catelyn pensa di poter chiedere a Moreo. We should not be going to the castle. Perhaps you can suggest an inn, some place clean and comfortable, and not too far from the river. Quindi appunto chiede a Moreo se lui conosce un posto dove lei può stare, sì, che sia pulito, confortevole, però che non sia proprio lontano dal fiume. Moreo dice sì, ne conosco, e poi ha detto dopo vi faccio accompagnare. All'inizio del capitolo lei e Moreo avevano parlato del fatto appunto che erano arrivati anche prima della data stabilita, e quindi Catelyn aveva promesso che avrebbe dato un cervo di argento a tutti i membri della ciurma, insomma, che appunto l'avevano aiutata ad arrivare prima a King's Landing. Quindi ora Moreo torna a batter cassa, diciamo, no? Perché gli fa, no, sono arrivato per la seconda parte del pagamento e per questi soldi che mi avevi promesso in più, no?
E lei dice: sì, no, non li avevo promessi a te, li ho promessi alla tua ciurma, perché insomma sono stati loro a portarmi qui. E lui fa: oh no, ma certo, ma io mica volevo dire, Dio mio, no, no, non, cioè che non ci siano fraintendimenti tra di noi. Però pensavo di tenerli io tutti questi soldi prima che arriviamo a Tirosh, perché se no, insomma, lo faccio per le mogli e i figli dei miei marinai, è perché se no, stasera poi li spendono tutti o in vino, insomma, a bere, oppure andando, dalle signorine. Cadin, mi piace molto la sua risposta perché fa: They earn the silver, how they spend it is no concern of mine. Che è giusto, nel senso dico, cioè, loro hanno fatto il loro lavoro, io ti pago, cioè io li pago per questo, tu non te li freghi i soldi loro con questa scusa, loro possono fare quello che gli pare. E infatti, Cadley, suami, l'ha pagati proprio lei di persona, per non fa fraintendimenti, cioè li pago io, famo prima, ha dato un cervo d'argento a ognuno degli uomini della ciurma e in più ha dato anche la moneta, quella di bronzo, le due persone che l'hanno aiutata con i bagagli fino alla locanda che Moreo aveva designato, insomma, per loro. Ricordiamoci che è proprio Moreo che le indica questa locanda qui. A questo punto Cadlin arriva tranquillamente in questa locanda, ci dice appunto una locanda che era clean, era tranquilla, che era tenuta da questa vecchia. Questa vecchia che gli guardava un po' storti, però comunque era una donna che se la pagavi non le interessava chi tu fossi e quindi a Catelyn andava bene così. A questo punto Sir Roderick lascia Catelyn da sola nella locanda perché va ovviamente tutto mascherato. Nel frattempo infatti mi sono scordata di dirvi che Sir Roderick si è anche tolto i baffi, quindi diciamo anche lui dice: se io vado in giro da solo non è un problema perché non mi vedono senza i baffi da quando è morta mia madre è morta da 40 anni, quindi dice: non mi riconoscerà sicuramente nessuno. Perciò si imbacucca un po' e va. Nel frattempo, Cadlin segue il consiglio di Roderick di sdraiarsi e dormire, e infatti fa proprio quello. Ci dice: The bedding was stuffed with straw instead of feathers, but she had no trouble fall asleep. Mi piace questo dettaglio perché lei ci dice che il materasso dove ha dormito era praticamente riempito di paglia, non di piume, ma comunque per lei andava benissimo lo stesso, infatti si è addormentata per ore. Mi piace questa cosa perché ci fa vedere che comunque, cioè, Cadlin non è una, cioè non è viziata, nel senso che fa: no, io qua non ci dormo perché oddio, non è riempito di piume. Cioè è una persona che si adatta. E è bello perché sono i primi indizi che ci fanno vedere quanto Cadlin ed Arya siano simili, una cosa che infatti io adoro. Dopo ore si sveglia con gente che bussa alla porta, anche un po' rincoglionita perché ha dormito, ripeto, per ore, infatti diceva anche di più di quello che pensava che doveva dormire. E questa voce fuori dice: no, dovete aprire in nome del re. Cazzo, che fai? Non apri? Sì, apro. Allora lei chiede un attimo un momento per sistemarsi un attimo, più che altro per coprirsi con, appunto, cioè un po' per mitigare se magari davanti ci fosse qualcuno che potesse riconoscerla. Si è anche presa il dagger, il pugnale di acciaio di Valiria, se l'è rimesso insomma al fianco. E quando apre c'era un tizio della City Watch, della guardia cittadina. Che cazzo ci fa qua? The leader smiled at the dagger in her hand and said: No need for that, my lady. We're to escort you to the castle. By whose authority? She said. He showed her a ribbon. Catelyn felt her breath catch in her throat. The seal was a mockingbird in grey wax. Petyr, she said. So soon, something must have happened to Sir Roderick. She looked at the guardsman. Do you know who I am? No, my lady, he said. My lord Littlefinger said only to bring you to him and see that you are not mistreated. Questo tizio, quando vede che lei ha questo pugnale, gli dice: guardi, signora, non c'è bisogno, non c'è bisogno che si arma, solo portarla al castello. E lei allora fa: sì, sotto l'autorità di chi? E lui risponde mostrandole un Aribon. È un Aribon. È un fiocco, ragazzi, non lo so come l'hanno tradotto in italiano perché non è una lettera, è un ribbon, è un fiocco a quanto pare, con il sigillo grigio
del Mockingbird. Lei, vedendo questo sigillo, si ferma il respiro in gola e dice: Petyr. Però si chiede: ma come cazzo ha fatto a trovarmi subito? E infatti la prima domanda che si fa è tipo: cioè, sarà successo qualcosa a Sir Roderick per forza? Perché sennò come mi ha fatto a trovare? Allora chiede a questo tizio della Guardsman, della City Watch, chiede: ma tu sai chi sono io? E questo tizio: no, io non so chi tu sia, però il mio signore dito corto ha detto di portarti da lui e di essere sicuri, insomma, che nessuno ti trattasse male, insomma, quindi devi arrivare che ti abbiamo trattato bene. Una traduzione incredibile. A questo punto lei, mentre va sulla porta, ma al castello, si chiede come ha fatto Littlefinger a sapere che lei fosse lì. Dice: sicuramente Sir Roderick non l'avrebbe mai tradita, cioè dice era un uomo di sani principi, leale alla sua famiglia, quindi non l'avrebbe mai tradita. I Lannister non potevano essere arrivati prima di lei, quindi non poteva essere Ned che l'aveva mandata a chiamare, perché sennò sarebbe andato proprio Ned a prenderla, cioè non è che mandi di tuo corto a prendermi. E quindi l'unico che le viene in mente è proprio Moreo. The Tiroshi knew who they were and where they were, damn him. Quindi dice il Tiroshi, l'uomo di Tirosh, sapeva chi lei fosse, sapeva dove stesse andando e dove alloggiava, quindi sicuramente era stato lui. E lei quindi associa Moreo a dito corto, ovviamente, ma adesso vedremo in realtà Moreo per chi lavora. Rispetto alla serie, dove Catelyn viene portata direttamente al bordello, perché sì, se non vediamo un po' di tette quando non serve non siamo felici, in realtà la prima volta che Petyr la vede, la fa portare alla Fortezza Rossa, dove lui sta lì nelle sue stanze. He was alone in the room, seated at a heavy wooden table, and an oil lamp beside him as he wrote. When they ushered inside, he set down his pen and looked at her. Cat, he said quietly. Quando lei entra, lo vede seduto alla sua scrivania, questa scrivania di legno scuro, sta scrivendo qualcosa e siccome comunque è diventata sera, c'ha la lampada d'olio che illumina la stanza. Lui, quando la vede entrare, cioè la guarda e fa: Cat, madonna, sta cosa già mi mette l'ansia. Il bello è che mentre lui è così proprio, cioè, estasiato di vederla, la prima risposta di Catelyn è: com'è che mi hai fatto arrivare qua cioè in questo modo? Lui manda via le guardie e gli fa: no, ma io spero che non ti abbiano trattato male, gliel'avevo detto io, insomma, che ti dovevano trattare bene. Poi guarda le mani e fa: oh, le tue mani. Lei giustamente si incavola perché dice: guarda, io, bello perché non è che si incavola che la vedi la rabbia, va di freddezza. E dice: io non sono abituata a essere trattata come una prostituta. Cioè, quando eri ragazzino ti ricordavi come funzionava la cortesia. I've angered you, my lady. That was never my intent. He looked in contrite. The look brought back vivid memories for Catelyn. He had been a sly child, but after his mischiefs he always looked contrite. It was a gift he had. Io adoro questa cosa perché cosa ci fa sapere Catelyn? Che quando lei appunto si è incavolata, lui fa: ah, ma ti ho fatto arrabbiare, mia signora, non era mia intenzione, e ha uno sguardo contrito. Ma Catelyn ci fa sapere che non è mai uno sguardo dove lui veramente è contrito, perché dice: questo le riportò alla mente dei vividi ricordi, perché è sempre stato un bambino sly, cioè niente, proprio è sempre stato un bambino furbo. Era sempre stato furbo anche da bambino e ogni volta che combinava un casino, dopo lui sembrava sempre contrito. Era, dice, un dono che aveva, cioè quindi lui se fa i porci comodi suoi, se rigira come vuole e poi dopo quando viene beccato fa la faccia, capito, per dire: ma no, ma io non volevo, non volevo. Questo è interessante perché appunto Ned questa cosa non la potrebbe mai sapere. È per quello che dico che anche Dito Corto all'inizio è stato subito cambiato in negativo, nel senso perché qui, dal punto di vista di Ned, tu non le puoi sapere queste sfumature. Quindi come fai a capire se non mi fai parlare
Baelish con Catelyn in questa maniera? Come mi fai far capire che lui è un infame? Facendogli fare effettivamente l'infame. Ma a dito corto, sì che è infame nel libro, ma non è palesemente infame. E solo chi lo conosce, come Catelyn, sa che fa così. Cioè che si comporta in questo modo, Ned non lo poteva sapere. Insomma, sì, cioè Ned nella serie si va a fidare effettivamente di un personaggio che viene presentato come uno inaffidabile, quando invece nel libro lui è un personaggio che di facciata sembra affidabile, ma se lo conosci sai che non lo è. Ma Ned non lo sa, cioè, capito? Non so se mi spiego, ma tanto avremo tempo per vedere dito corto come si comporta con Ned e questa parte quanto uscirà nel corso del libro. A questo punto Catelyn ci fornisce una descrizione di Baelish e ci fa sapere che da piccolo bambino era rimasto un piccolo uomo, perché è comunque basso, è magro, è più basso di Catelyn di tipo 1-2 centimetri, aveva i tratti della faccia sono sharp, sono affilati, insomma c'ha la faccia affilata e c'ha questo come si chiama? Questa barba a punta, un po' da maniaco, e ha dei ridenti occhi grigio-verde. E i capelli sono neri e un po' striati di bianco, nonostante Catelyn ci dice che Dito Corto non abbia neanche raggiunto i 30 anni. Infatti Dito Corto dovrebbe avere tipo 29 anni. E ci dice che tutto, insomma, il modo in cui lui poi si era vestito stava bene con il sigillo argentato del suo Mockingbird, quindi del suo, appunto, del suo sigillo. E anche da bambino lui aveva sempre amato il silver, l'argento. A questo punto Catelyn gli chiede come faceva a sapere che lei fosse arrivata a King's Landing. E qui facciamo il primo link che vi dicevo prima, ossia Lord Varys. Infatti Dito Corto ci dice che è stato proprio Lord Varys a informarlo. Cosa vuol dire? Che Moreo, che viene da Tirosh, lavora per Varys, o comunque conosce Varys, come tutti quelli di Tirosh. E dalla sua descrizione abbiamo anche connesso gli uomini di Tirosh a Illyrio, che sta con Daenerys. E infatti poi dopo, ma chi ha visto la serie anche lo sa, se se lo ricorda perché l'abbiamo visto solo un paio di volte, penso, che Illyrio e Varys si conoscono. E quindi insomma si comincia a settare un po' un tipo di trama qua sotto. E qui già Varys ci era stato comunque stato introdotto in un paio di capitoli di Ned, ma qui stiamo parlando invece con qualcuno che proprio, cioè nel senso conosce Varys, ci lavora insieme. Infatti lei dice: "So it was the King Spider who found me. Littlefinger winced. You don't want to call him that. He's very sensitive. Come of being a eunuch, I imagine. Nothing happened in this city without Varys knowing. Oftentimes he knows about it before it happens. He has informants everywhere. His little birds, he calls them. One of his little birds heard about your visit. Thankfully, Varys came to me first." Quindi qui appunto ci parlano di Varys e lei dice: "Ah, quindi è stato il ragno del re a trovarmi." Mi piace un sacco che lo chiamano il ragno del re, c'è tutta questa simbologia con il ragno. Mi incuriosisce molto da parte di Varys. Se voi avete qualche teoria, fatemi sapere. Mi fa piacere perché io ho delle teorie su Varys, ma il ragno non lo riesco a posizionare. Dito Corto gli dice: "No, no, no, non vuoi chiamarlo così in sua presenza. Sai, è molto sensibile. Sarà perché è un eunuco." Però dice: "Niente succede in questa città senza che Varys lo sappia. Molto spesso lo sa anche prima che succeda. I suoi informatori, le sue spie sono ovunque, i suoi piccoli, i suoi uccellini li chiama, e uno dei suoi uccellini ha sentito della tua visita e lui fortunatamente è venuto da me a dirmelo." E lei dice: "E perché a te? Cioè, come mai te ti ha detto sta cosa?" E lui risponde: "Beh, sono il maestro del. Sono il, cioè, io faccio parte del consiglio ristretto. È il Master of Coin, è il maestro del denaro, insomma, non mi ricordo com'è in italiano, però è quello che si occupa dei soldi." E dice: "Sia Selmy che Lord Rally non sono qui." Infatti, abbiamo visto negli altri capitoli che stanno con il re adesso. "Lord Stannis ha lasciato King's Landing per andare a Dragonstone. E io sono da sempre stato un grande amico di tua sorella Lysa." E Varys questo lo sa. "Lord Varys knows everything except why you are here.
He lifts an eyebrow. Why are you here? Quindi dice, lei fa, ma quindi Varys sa, e lui dice, Varys sa tutto, però non sa perché sei venuta qui. E lui fa, perché sei venuta qui? E lei allora gli dice, cerca di imbastirgliela, che fa, guarda, ma in realtà, cioè, mi mancava mio marito, quindi sono venuta qui per questo. E lui dice, ah, ma per favore, insomma, non credere, insomma, che io ti possa credere a questa cosa. E le dice, I know you too well. What were the Tully's words again? Her throat was dry. Family, duty, honor, she recited stiffly. Io adoro come ci vengono appunto introdotte le cose, cioè mi piace un sacco come George Martin introduce le cose. E qui farci sapere appunto le parole della casata di Catelyn in questo modo è molto interessante, proprio perché appunto, come dice Dito Corto, proprio le parole della tua casata non sostengono questa tua balla che mi stai dicendo, perché siccome le parole dei Tully sono family, duty, honor, quindi famiglia, dovere, onore, il tuo marito, quindi la tua famiglia, ti ha ordinato di rimanere su a Winterfell, e il tuo dovere, il tuo onore non ti avrebbe mai fatto spostare da Winterfell, cioè non seguire quello che effettivamente è richiesto da te. Non sarebbe molto Tully, e Catelyn è tanto tanto Tully. E qui Madonna gli dice sta cosa che col seno di poi, I beg of you, let me help. All the sweet friends should never hesitate to rely upon each other. E quindi lui fa, guarda, ti prego, fatti aiutare, perché insomma vecchi amici dovrebbero comunque fidarsi l'uno dell'altra, no? A quel punto c'è qualcuno che bussa alla porta. E di nuovo, chi sarà mai? Andiamo a vedere. Entra questa figura. Ve la leggo perché vi voglio sottoporre una delle mie teorie. The man who stepped through the door was plump, perfumed, powered and as hairless as an egg. Allora, per me il nostro amico Varys è un Blackfyre. Ci sono tante cose che me lo fanno pensare, perché appunto i Blackfyre sono questa casata che è imparentata con i Targaryen, cioè appunto è stata creata per uno dei figli bastardi dei Targaryen, e è famosissima perché, diciamo, loro fanno sempre tutto in visione del reame. Per questo io penso che lui sia un Blackfyre, perché è centrale di Varys, cioè lui dice che fa le cose per il bene del reame. Varys è un altro, secondo me il secondo dei personaggi più devastati di sto libro, dentro la serie, ma parlo di un marasma di casini, perché cioè quando dico così non è che intendo che qualcuno si è salvato, intendo che proprio nell'abisso della discarica che ne hanno fatto dei personaggi di George Martin nella serie, secondo me proprio in fondo, nel senso, quelli più schiacciati, più distrutti, sono proprio i due personaggi più machiavellici e misteriosi di tutto questo libro, ossia Varys e Dito Corto. Loro sono infatti sempre messi l'uno contro l'altro, e dove Dito Corto fa tutto per se stesso, Varys invece fa tutto per il reame. Questo mi ha fatto pensare che secondo me potrebbe essere un Blackfyre, anche per quello secondo me magari ha la testa rasata. Varys è molto molto interessante nel libro, ancora di più che nella serie, perché nella serie è stato fatto bene all'inizio dall'attore, cioè mi piaceva anche tanto, ma andando avanti l'hanno ovviamente distrutto e reso banale, mentre nel libro Varys già dall'inizio è un fenomeno per quanto mi riguarda. Qui dove vi voglio porre l'attenzione per il fatto del Blackfyre è che dice che lui è senza capelli come un uovo. E questo mi ha fatto pensare a Egg di Dunk e Egg. Sarà forse perché abbiamo saputo da poco che ci faranno adesso la serie TV e hanno scelto i due attori principali, ma Egg, che si chiama Aegon, ha proprio la testa rasata come un uovo. E quindi insomma mi ha incuriosito questa similitudine di testa rasata come un uovo, come poi Egg nel Cavaliere dei Sette Regni, nelle avventure appunto di Dunk Egg. Quindi non so se sono io che flasho, ma secondo me potrebbe essere, se Varys è un Blackfyre, secondo me questo potrebbe essere uno degli indizi. Quindi dicevamo, stiamo descrivendo Varys, quindi abbiamo detto che è cicciottino, è profumato, senza capelli,
e si veste sempre molto, diciamo, elegante. A questo punto Varys dice: Lady Stark, he said taking her hand in both his. Una cosa che ho notato di Varys, e lo vedremo molto spesso, è che Varys tocca una cifra, raga. Cioè, Varys sta sempre a toccare l'interlocutore. Cioè, tipo, infatti adesso la prima cosa che fa è toccare Catelyn, ma tipo Ned lo tocca in continuazione. Non lo so, mi ha molto incuriosito questo dettaglio. Non so perché, non so che vuol dire, ma sono incuriosito. Le dice, Lady Stark le prende ste mani e dice, dopo così tanto tempo è molto bello rivedersi. Poi guarda le mani e fa, oh, ma le tue povere mani, ma ti sei bruciata? Le dita sembrano essere, appunto, dice such delicate, ma secondo me appunto intende per far capire quello che Catelyn stava dicendo all'inizio, cioè che sono... si muovono in modo un po' strano. E allora dice, guarda, cioè, Maestro Paisel fa un sacco di... cioè, fa un lavoro magnifico con degli unguenti, vado, ti faccio portare un unguento. Lei però dice, no, guarda, grazie mille, rifiuto l'offerta e vado avanti. Qui Catelyn ci fa anche sapere che Varys non è esattamente un lord, cioè, lo chiamano Lord Varys perché fa parte del concilio ristretto, ma è l'unico motivo per cui Varys ha questo nome. Perché se no Varys non ha possedimenti. Lei infatti ci dice proprio che Varys was lord of nothing but the spider web, the master of none but his whispers. Ho amato questa frase perché dice Varys era il lord di niente tranne che la sua ragnatela, il maestro di niente tranne che dei suoi bisbigli, cioè nel senso delle sue... proprio di queste spie che lui ha. A questo punto qui Varys fa anche un'offerta un po' che mi ha un po' incuriosito per quanto riguarda Bran, perché effettivamente dice a Catelyn: There are men in the free cities with wondrous healing powers. Say only the word and I will send for one for your dear Bran. Questa cosa perché appunto Essos secondo me c'ha tutta quella parte di magia strana che è molto molto interessante, da un lato comunque dicono che Varys appunto è nato a Lys, mi pare, e Varys, ripeto, è un personaggio molto molto strano. Il fatto che dica che ci sono persone che possono guarire Bran, non lo so, cioè è strano, cioè è sempre quella parte magica che ancora non abbiamo ben visto, no? Perché infatti in A Song of Ice and Fire ci sono, diciamo, due tipi di magia a grandi linee. Abbiamo quella di Essos che riguarda appunto questa gente così che parla appunto di curatori, persone che tipo ad Ashai delle Ombre governano le ombre, i necromanti, abbiamo appunto la magia oscura e i draghi perché vengono da lì. E invece dalla parte quella dei primi uomini del nord abbiamo i figli della foresta che hanno appunto questo canto che emoziona chiunque lo sente, che abbiamo appunto questa lingua, la True Tongue, che imita i suoni della foresta, ma effettivamente ancora non si sa che tipo di magia sia. E non vedo l'ora di scoprirlo perché sicuramente questi due tipi di magia saranno centrali alla fine, insomma, dei giochi durante la lunga notte. O almeno per capire la lunga notte, cosa la causa e come liberarsene. Catelyn però comunque rifiuta l'offerta di Varys di nuovo e andiamo avanti, anche perché dice she would not speak of Bran, not here, not with this man. Dice quindi non avrebbe parlato di Bran in questo posto o con questi uomini. Dice anche che si fida di Dito Corto solo un pochino, ma invece di Varys non si fida affatto. Io invece farei il contrario, ma col senno di poi, perché ripeto, Catelyn ha ragione a pensarla così. Comunque lì davanti a lei c'è una persona, sebbene si sia comportato in modo strano, però è una persona con cui lei è cresciuta, quindi sicuramente mi fido più di te che di uno che ha una rete di spie che sa, non lo so, le mosse di tutti prima che ancora accadano. Okay. Lord Baelish tells me that I have you to thank for bringing me here. Varys giggled like a little girl. Oh yes, I suppose I am guilty. I hope you forgive me, kind lady. He eased himself down into a seat and put his hands together. I wonder if we might trouble you to show us the dagger. Catelyn che gli dice, Lord Baelish mi dice che devo ringraziare te se adesso mi trovo qua. E lui fa, sì sì, no, è vero, sono io il colpevole. Spero, insomma, che però potrà perdonarmi, ma adesso dimmi, fammi vedere questo pugnale.
Catelyn ovviamente rimane tipo così, come per dire, cioè allora questo sa veramente tutto, come fa a sapere tutto, tant'è che infatti la prima cosa che viene in mente a Catelyn da chiedere è a Varys, mi spezza, che cosa hai fatto a Sir Roderick? Perché giustamente dice, come hai fatto se no? Cioè nel senso, cacchio, o sti Little Birds sono veramente ovunque e non stanno solo nella capitale. E quindi la prima cosa che le viene da pensare è che hai catturato Sir Roderick e in qualche modo te lo sei fatto dire. Littlefinger was lost. I feel rather like the knight who arrives at the battle without his lance. What dagger are you talking about? Who is Sir Roderick? Dice Littlefinger, quindi tuo corto era spaesato, era perso. Dice, mi sembra di arrivare, di essere come un cavaliere che arriva a una battaglia senza la sua lancia, quanto è simpatico. Di che pugnale stiamo parlando? Chi è Sir Roderick? Varys allora dice, Sir Roderick è il maestro d'armi di Grande Inverno, ma rassicura Catelyn che dice, stai tranquilla, non è successo niente a Sir Roderick, è semplicemente che uno dei miei uccellini l'ha visto andare da questo Sir Aaron Stangar, che è il maestro d'armi di King's Landing, per parlare appunto di questo strano pugnale, e quindi lui adesso vuole sapere di che cosa si tratta. How could you know all that? The whispering of little birds, Varys said smiling. I know things, sweet lady. This is the nature of my service, he shrugged. You do have the dagger with you, yes? Quindi dai, come fai a sapere tutte queste cose? E lui dice, I miei uccellini me l'hanno detto, io so cose, è il mio lavoro. E poi si riconcentra sul pugnale, quindi dice, però tu hai questo dagger, cioè questo pugnale insieme a te, no? Catelyn put it out from beneath her cloak and threw it down on the table in front of him. Here, perhaps you little birds will whisper the name of the man it belonged to. Catelyn quindi prende il pugnale, io amo questa donna, e lo lancia proprio sul tavolo, proprio sprezzante, e dice, ecco, tieni, magari i tuoi little birds, i tuoi uccellini mi potranno dire di chi cazzo è sto pugnale. E Varys allora lo prende, perché Varys non sa che è di acciaio di Valyria, lo prende e lo studia un attimo, e infatti si ferisce pure. Tant'è che Catelyn gli dice, stai attento che è affilato. E Littlefinger arriva e dice, nothing holds an edge like Valyrian steel. Littlefinger hefted the knife lightly in his head, testing the grip. He flipped it in the air, caught it again with his other hand. Such sweet balance. You want to find the owner, is this the reason for your visit? You have no need of Sir Aaron for that, my lady. You should have come to me. And if I had, she said, what would you have told me? I would have told you that there was only one knife like this at King's Landing. He grasped the blade between thumb and forefinger, drew it back over his shoulder and threw it across the room with a practiced flick of his wrist. He stuck the door and buried itself deep in the oak, quivering. It's mine. Allora, raga, Littlefinger che si fa, mette in mezzo e dice, manco stavano a parlare di che cos'era, insomma, ancora, e lui dice, niente taglia come l'acciaio di Valyria. Prende sto coltello, sto pugnale, e comincia a girarlo, cioè lo lancia, lo riprende, proprio ti fa vedere che lui è abituato ad avere in mano questo coltello qui. E dice, ha un bilanciamento perfetto. Sei qui per capire, insomma, chi è il possessore di questo pugnale, giusto? Non hai bisogno di Sir Aaron, saresti dovuta venire da me. E Catelyn gli dice, se io fossi venuta, che cosa mi avresti detto? Ti avrei detto che c'è solo uno che ha un pugnale in questo modo a King's Landing. E prende sto pugnale, è trescissimo qua, prende il pugnale dalla parte della lama. E Catelyn dice, con un movimento praticato, cioè quindi come se lui faceva pratica di sto lancio, lancia sto coltello che si infilza nella porta e dice, è mio. Io qui appunto rimango sempre sulla mia convinzione, perché appunto, ripeto, io ancora non ho la certezza che sia stato Joffrey, continuo a dirlo, continuo a leggere e non ho ancora la conferma, quindi, ma vi porterò comunque il video. Lo porterò come un po' se fosse una puntata di Law & Order, quindi farò proprio una ringa per difendere Joffrey, pensa a te che cosa mi trovo a fare. Qui fa proprio vedere questo movimento che lui ha, questa sicurezza che lui ha nel maneggiare questo pugnale, che lui con questo pugnale ci sta sempre e ci fa sti giochetti ogni volta.
E dito corto quanto ama sto pugnale, ogni volta che lo vede lo deve toccare, ma lo vedremo anche dopo quando ce l'ha Ned. È la prima cosa, appena lo vede, lui subito va a prenderlo sto pugnale qua. Mentre invece vedremo che Joffrey, anche se Ned va in giro col pugnale perché Ned ce l'ha addosso, non dirà mai assolutamente nulla. Al che Catelyn dice: come il tuo sto pugnale? E dice: it made no sense, Petyr had not been at Winterfell. Dice: non ha senso, cioè Petyr non stava a Grande Inverno. E qui ci dice: until the tourney on Prince Joffrey's name day, I backed Ser Jaime in the jousting along with Alf the Court. When Loras Tyrell unhorsed him, many of us came a truffle poorer. Ser Jaime lost 100 golden dragons, the Queen lost an emerald pendant, and I lost my knife. Her Grace got the emerald back, but the winner kept the rest. Who, Catelyn demanded, her finger etched with remembered pain. The imp, said Littlefinger as Lord Varys watch her face, Tyrion Lannister. Allora, dice che lui il giorno del torneo, per il compleanno del principe, praticamente aveva scommesso per la vittoria di Jaime, quindi aveva scommesso su Jaime, come dice aveva fatto metà corte, tra cui anche la regina. E dice però poi quando Loras Tyrell l'ha fatto cadere da cavallo, abbiamo perso tutti un sacco dei de soldi perché Jaime aveva scommesso su se stesso, il trash di Jaime raggiunge proprio livelli atomici. Dove invece la regina aveva scommesso un pendente di smeraldo, lui invece aveva scommesso il suo pugnale, Petyr. E hanno perso tutti dopo la sconfitta di Jaime. E a quanto pare il vincitore si è tenuto sia i soldi che Jaime si era autoscommesso, sia il pugnale di dito corto, ma aveva ridato alla regina il suo pendente. Ci fa sapere che questo tizio che aveva vinto non è altro che il folletto, ossia Tyrion Lannister. E qui già voglio dire, c'è una falla nel piano di dito corto perché, cioè, per noi lettori, perché Tyrion non avrebbe mai ridato il pendente a Cersei. Il capitolo finisce qua. Allora, è un capitolo appunto molto interessante dal punto di vista delle persone che conosciamo in questo capitolo, che sono due figure molto molto importanti che scateneranno un sacco dei casini. Baelish è il primo, Varys ora nel quinto libro, però sono due personaggi che sono molto misteriosi, si vede che sanno più di quello che fanno intendere e tu da lettore non capisci effettivamente qual è il loro piano. Ora, perché ci fidiamo di Dito Corto? L'ho già spiegato prima. Dito Corto ci viene presentato come un personaggio che Catelyn conosce e che ama Catelyn, cioè tutta la parte quella creepy non è che è così presente adesso, cioè appunto se io mi metto nel punto di vista di Catelyn, ti dico uno dei ragazzi con cui sono cresciuta, che sì, ci ha avuto anche una cotta per me, magari anche fatto, cioè si è imposto dove in momenti in cui non si doveva imporre, però comunque io sono sicura che nel momento che io ho un problema, a prescindere se mi ama oppure no, o se mi ha amato in passato, io mi aspetto da un mio amico che comunque quando poi succede una cosa così grave mi aiuta e aiuterà anche la mia famiglia. Quindi è chiaro che in un posto dove tu sai che non ti puoi fidare di nessuno, avere una persona di cui tu ti potresti fidare diventa un faro di speranza, insomma. E invece poi abbiamo Varys. Varys invece ci viene presentato proprio al contrario di Dito Corto, cioè Varys ci viene presentato come effettivamente una presenza inquietante. Ovviamente già avendo letto i libri, già sapendo come va, io ripeto, ovviamente mi fido più di Varys che di Dito Corto, però se tu pensi, cioè se pensate alla prima volta che lo vedi, ti mette l'ansia questo che sa tutto, osserva tutto, appunto sa le cose prima che succedano, cioè ti mette l'ansia. Sicuramente una persona che ha una rete di spie, difficilmente ti fidi di una persona, insomma, che fa così. Quindi niente, ripeto, loro sono due personaggi che nella serie sono stati proprio sventrati, ragazzi, cioè, veramente, io ho il ribrezzo per come sono morti, per esempio, entrambi. Proprio, cioè, di Dito Corto non si è capito assolutamente niente, non si è capito perché l'hanno ucciso, anche perché c'è, cioè, a un certo punto lui nella serie diventa veramente il servitore di Sansa, cioè non è che cerca di ribaltare lei o i suoi fratelli. Quindi che tu meriti fuori il fatto del pugnale
del fatto che, hanno, che ha tradito suo padre grazie alla, diciamo, alla presenza così proprio di pretesto di trama di Bran che ora sa tutto, tu vai a pensare alla fine questo, a Sansa l'ha aiutata sempre, c'ha avuto il problema quello che l'ha lasciata ai Bolton, ma comunque a suo modo ha sempre cercato di difenderla nella serie, infatti diceva anche a Ramsay non le devi fare del male perché sennò te la vedi con me. Cioè nel senso è un personaggio che effettivamente per come poi è andata avanti la storia, anche dagli errori che ha fatto, però non meritava esattamente la morte. Infatti, tant'è che muore piangendo, ragazzi, cioè, voglio dire, assurda sta cosa. Veramente assurdo. Invece abbiamo, per esempio, Varys, che proprio per fattore di cosa, cioè nel senso che tu leggi il libro, il primo libro, e metti Varys nella serie, Varys ovviamente esce come giusto che sia, ma perché non è che è idea loro, è perché viene proposto così nel libro. Ovviamente viene fuori un personaggio super interessante perché è un personaggio che tu non sai il suo background, non sai perché fa le cose, non sai con chi è in combutta, non sai se ti puoi fidare di lui oppure no. E il bello è che tutte queste domande esattamente non avranno una risposta perché sì, capiamo che a un certo punto lui è d'accordo con Daenerys. Cioè, lui vuole i Targaryen sul trono, quindi improvvisamente non è più il bene del reame dove Varys rapisce bambini, dove ha salvato la vita a Gendry, non abbiamo questo Varys che invece è il Varys del libro, ma abbiamo un tizio che, ok, era la cheerleader di Daenerys e che alla fine è morto come uno stronzo perché ha scritto una letterina. Cioè, raga, io dico, ma come fanno due dei personaggi più particolari, più misteriosi? E più poi intelligenti di sta serie fa una fine da veramente citando il trono del muori, una fine da marciotto che veramente c'è per cortesia, cioè è veramente è ridicolo. Cioè, vedere Varys che muore in quel modo lì è veramente ridicolo. Dito corto uguale, quindi non lo so, è stato proprio materiale sviluppato malissimo, e loro per me sono i personaggi fatti peggio. Fatti peggio. Non per problema degli attori, perché appunto io so anche che l'attore che faceva Varys si era pure incazzato per la fine, perché probabilmente lui aveva capito meglio Varys di quelli che scrivevano Varys, e invece il povero attore che faceva, il povero Aiden che faceva Dito Corto, poretto, si è dovuto, non lo so, a un certo punto, forse prima di entrare sul set si fumava 20 pacchetti di sigarette, perché non so se ci avete fatto caso, se l'avete guardato in originale, ma andando avanti la voce di Dito Corto diventa sempre più roca. Cioè, per fate capire che è un po' losco, l'unica cosa che gli era rimasto, perché le sue parole erano soltanto miele, miele, miele nelle orecchie di Sansa, e era l'unico modo per fate capire che in realtà questo è un bastardo, e parlare così. Cioè, lui a un certo punto parla proprio così. Cioè, raga, ma voglio dire, ma poretto, ma ridategli la laringe e scrivete bene i personaggi. E invece no, purtroppo abbiamo avuto due inizi interessanti, finiti de merda, ma diciamo è proprio coroniamo come si è anche conclusa la serie. Comunque, io anche per oggi ho finito di sproloquiare, fatemi sapere che cosa pensate di Dito Corto, che cosa pensate di Varys, se questo qui è il loro capitolo. Niente, stiamo entrando sempre di più nell'azione, quindi non vedo l'ora di andare avanti, perché appunto io mi sto rileggendo tutto il libro praticamente ogni giorno, scopro sempre più cose, mi innamoro sempre di più, quindi io non vedo l'ora di leggere tutto insieme a voi. Sto preparando un po' di video, grazie insomma alle richieste che mi avete fatto nell'ultimo post che ho scritto in community, dove appunto parlavo del video speciale per i 500, però non prenderò appunto solo un'idea, cioè una di queste sarà quella per lo speciale dei 500 iscritti, ma le altre comunque sono video che sto preparando lo stesso e che se riesco nelle prossime settimane vi faccio arrivare, vi posto. Quindi spero di riuscire a fare tutto perché vorrei dare varietà al canale, nonostante io amo, amo e amo questa rubrica dove leggiamo il libro insieme. Quindi io come al solito vi ringrazio, se volete appunto iscrivetevi al canale, lasciatemi un mi piace che mi fa piacere, se volete seguitemi anche su Instagram e niente, io quindi ora mi levo dalle balle, come al solito è stato un piacere, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di A Game of Talks. Ciao!